Tutte le tecniche che noi possiamo fare, tutti gli allenamenti che possiamo fare, sono mirati poi a un contesto reale, ma l'allenamento non può essere reale, perché è un allenamento. Quindi l'allenamento prepara la realtà. La realtà ha un livello di stress a cui noi dobbiamo essere abituati, diciamo così. Il Krav Maga lavora su due parametri, non solo il Krav Maga ovviamente, qualsiasi disciplina che abbia come finalità un'applicazione in un contesto reale e con delle dinamiche non perfettamente controllabili, ok? Il Krav Maga lavora su due parametri, uno che è quello di abituiamo le persone allo stress, quindi a gestire più stress, e l'altro è attraverso questo tipo di allenamento facciamo in modo che le persone abbiano capacità migliori, una maggiore potenza di calcolo, diciamo. Per cui da un lato siamo più preparati a gestire lo stress e dall'altro lo sentiamo meno. Ecco quali sono le nostre chance. Se voi pensate a quando avete imparato a guidare l'auto, ma se volete andare più lontano anche quando avete iniziato a andare in bicicletta, se qualcuno di voi l'ha fatto, inizialmente lo stress era così elevato che quasi ci si bloccava. Anche per operazioni molto semplici, come può essere semplicemente far partire la macchina, spuntare in prima o fare una manovra in retromarcia. Non parliamo poi dell'idea di dover guidare nel traffico, quindi con l'aumento delle variabili, altre persone che guidano insieme a voi, o guidare nel traffico da soli, magari in un contesto ad alta velocità, come per esempio in un'autostrada. Eppure tutti voi ci siete riusciti. Perché? Perché avete da un lato avuto una preparazione progressiva a gestire quello stress con le vostre lezioni di scuola guida, cui mano a mano vi siete sentiti meno stressati dopo ogni lezione, e perché vi sono stati dati degli strumenti che vi consentivano di gestire la situazione, e quindi avete innescato un circolo virtuoso. Ho più strumenti, quindi sono più capace di gestire lo stress, da un certo punto di vista sono anche più abituato, e così via. Se si innesca questo elemento, noi abbiamo una buona preparazione alla realtà. Altrimenti che cosa succede? Succede che abbiamo delle tecniche ma non ci sentiamo sicuri nelle tecniche. Le proviamo in contesti che non sono stressanti, quindi non sappiamo mai che cosa si prova. Non dico davvero, ma qualcosa che si avvicini alla realtà. E alla fine è molto probabile che in una situazione in cui poi veniamo messi alla prova, quello che succede è che il nostro cervello dice: mi dispiace, qua io non so cosa fare, mi tiro fuori, e ci si blocca.